Ciao ragazzi, oggi sono qui con un altro video e ho deciso di fare una specie di tutorial, se lo possiamo chiamare, però ce la può fare anche un bambino di 6 anni a fare questo. Ho deciso di fare una cover, diciamo, personalizzata, insomma, una cover fai da te con queste caramelle gommose a forma di bottiglia di Coca-Cola. Perché ho visto che girano un sacco di questi video in cui ci sono delle idee carine per fare. Per creare insomma delle cover utilizzando delle semplici cover trasparenti che oramai non nessuno compra e niente, così per e ci appiccicano di tutto. Ho visto addirittura un video in cui c'era un ragazzo che ci metteva i Kinder come si chiamavano? Ah sì, i Kinder Maxi, insomma, quelli lì, le tavolette di cioccolato addirittura. E quindi ho deciso di farlo anch'io. Ho visto anche Lili Meraviglia che faceva con gli orsetti gommosi e ho deciso di farle anch'io con le caramelle con la forma di bottiglia di Coca-Cola. Dato che io adoro questa bevanda alla follia, ho deciso di fare questa cover qui. Ok, credevo che venisse meglio, nel senso che queste caramelle, ovviamente, essendo gommose, sono abbastanza deformi. Però comunque. È molto facile, lo può fare anche un bambino di 6 anni questo. Comunque ero curioso di vedere un po' che combinavo, cioè, volevo appunto sapere com'era il risultato. E boh, vi farò vedere una foto oppure un piccolo spezzone di un video come calza al cellulare, dato che sto riprendendo appunto dal mio cellulare, quindi non ve lo posso far vedere adesso. Vi metterò una foto, insomma, di come calza al telefono. Comunque questa è una cover trasparente semi-opaca, quasi gialla praticamente, che avevo comprato proprio praticamente la prima cover che ho comprato, non la utilizzavo da 2 anni e quindi ho deciso di farlo, di personalizzarla. Bene, vi lascio al video mentre impiastriccio con la colla. Ok, di tutto quello che avete bisogno è una cover trasparente che non usate più, anche se questa qui è quasi gialla perché l'ho usata molto. È la prima cover che avevo comprato per il telefono. E colla. Se magari usate quella lì a caldo è anche meglio, però io non ce l'ho, quindi provo a usare questa qui che uso per scuola. Non la uso più in realtà perché non ne ho più bisogno, però ce l'avevo nell'astuccio, quindi ok. E cominciamo. Questo è il simpatico sacchetto dove vi vendono queste caramelle gommose a forma di bottiglia di Coca-Cola. E cominciamo ad applicarle. Vediamo un po' se non facciamo danni. Ok. Alla fine questo può farlo anche un bambino di 3 anni, quindi insomma vi faccio vedere un po' come cerco di applicarle. E vediamo un po' come che troiaio viene. Commettiamone molta di colla, anche se queste qui sono già appiccicose, quindi teoricamente fu un po' di, come si dice, d'attrito. Ecco, guarda che parolone che uso. E una l'abbiamo posizionata. Continuiamo. Che forma c'ha? Aiuto, questa qui è tutta sciolta. Questa qui basta, questa me la mangio. Usiamo la logica. Applichiamola. Sì, adesso mi vedete sbiascicare, eh. Taglio un pochino il video, eh. Prima fila completata. Adesso mettiamo a posizionare. Oh, quanto è storta! Quanto sono deformate! Prendiamone un'altra, vai che è meglio. Ecco qua. Applichiamo anche la seconda fila. Forse ce ne entrano tre e mezzo. Magari le ultime mettiamole per lungo, per orizzontale. Se usate quella colla, quella lì che si usa per scuola, mettetene tanta. Questa qui storta, vabbè, mettiamola giusto così per pietà. Ok, adesso continuiamo. Ora, scusatemi per la luce, sto filmando, sono già le 7 di sera, però comunque non sembra stia venendo così male. Magari provo a come si dice, a pigiare più in dentro, così magari le spiaccico per bene.
Che spessore. Continuiamo. Ora, qui va sopra la fotocamera, quindi magari taglierò questo pezzetto e vediamo un po' se viene qualcosa di decente. Ora, sto spostando un pochino la seconda e la prima fila un pochino più verso destra perché c'è rimasto un pochino di spazio vuoto, così magari ce ne faccio entrare anche un'altra di bottiglia. Perché boh, così non è che mi convinca molto. Quindi sposto un pochino qua. Le appresso tutte, le riunisco tutte e ce ne metto un'altra. Brutta questo, brutta brutta. Prendiamone un'altra. Questo è già meglio. Mettiamola qua. Ecco qua. Ecco fatto. Ecco, ma adesso mi si scolano anche le altre. Aiuto. E adesso faccio la stessa cosa anche qua. Qua però già sono sempre più deforme. Quindi adesso le appresso tutte. Non immaginate come sono appiccicose le mie dita. Tra il fatto che tocco sempre le caramelle e poi anche la colla. Ecco, prendo un'altra. Poi mi avanzano pure, quindi queste poi nel dopo me le mangerò. Vediamo un po'. Ecco qua. Ce ne entra anche un'altra. Bene. Ora qua sopra, come potete vedere, ho mangiato tipo il tappo di queste due bottiglie, anzi anche di più. Non so se riesco a farvelo vedere qua. Buio, vabbè, comunque vediamo un po' se riesco poi a farle editare un po' meglio. Bene, diventa molto più pesante, eh? Non pensavo fosse così pesante. Comunque, ok, credo che così possa ritenersi concluso.